Buonasera a tutti. Dunque, l'ospite di stasera ovviamente non ha nessun bisogno di presentazioni, quindi dirò soltanto che è un grande onore per il festival e anche una grande emozione per tutti quanti avere qua stasera Lee Gullman. Gli farei un altro applauso. Lei tra l'altro ha chiesto espressamente di avere domande soprattutto dal pubblico, quindi vi invitiamo davvero a farvi avanti. Chiamo Angelo Signorelli e ci fa un saluto. Allora, la vostra presenza folta è già un commento, è già un omaggio a questa grande personaggio del cinema contemporaneo. Naturalmente la felicità di Bergman Film Week, quindi tutti noi, è enorme, e quindi godetevela, grazie. Iniziare, volevamo anche ringraziare l'ambasciatrice norvegese che è seduta qui in prima fila, Margit Beiten, che poi farà un saluto alla presentazione della proiezione di Persona, che sarà in auditorium, come sapete, alle 22:30, e abbiamo alcuni critici e studiosi che hanno partecipato all'omaggio che è stato fatto sul catalogo del festival, che credo abbiate visto, quindi li voglio nominare: Jan Erik Holst, Silvia Vincis, Giulio Mancino, che dietro, non ce l'ha fatta raggiungerci, ma è qui, e Roberto Chiesi e Roberto Manassero, che non sono potuti arrivare in tempo, ma che poi incontreremo domani. Allora, vi chiedo la cortesia di fare domande brevi se avete qualche domanda, perché siete davvero in tanti e abbiamo necessità di andare veloce, per cui qualsiasi domanda vogliate fare, per cortesia, brevità, e naturalmente non più di una testa. Io, per rompere il ghiaccio, volevo fare una domanda. È davvero difficilissimo, di fronte a una carriera come la tua, capire da che parte iniziare, per cui io vorrei iniziare da adesso e chiederti: fra tutte le cose che hai fatto, sei stata una grandissima attrice, sei stata una regista teatrale, scrittrice, insomma, lo sapete tutti, che cosa ti piace di fare di più ora, e che cosa hai in serbo ancora per il futuro? What I like to do now is to be in Italy. Quello che mi piace fare adesso è essere in Italia. And it is not only to be polite. It's because when I was a little girl and I went to the cinema and it became dark and I sat there with many strangers and suddenly there was the movie, I saw these wonderful Italian actors, it's true. I saw this incredible director, Vittoria De Sica. And I learned what life can really be and how different life was than in my little part of the world, Norway. E non sto dicendo questo solo per essere educata, essere gentile, ma perché davvero quando ero una ragazzina andavo al cinema e al cinema mi ritrovavo davanti, quando si spegnevano le luci, mi ritrovavo davanti questi bravissimi attori italiani davvero, e i film di Vittorio De Sica, e sono i film che veramente mi hanno cambiato, hanno cambiato la mia visione del mondo, perché vedendo quelli ho capito che il mondo non era soltanto il piccolo mondo del paese in cui io vivevo. I do not remember Miracle in Milano completely, but as a child
I remember people living in terribly poverty, and nobody cared about them. Nobody gave them anything. And suddenly, by a miracle, they all went upwards to heaven, or where they went, where some good human dignity would take care of them. I will never forget when all these unhappy poor people were saved by leaving their terrible conditions, and they got a miracle life. E non ricordo totalmente Miracolo a Milano, però ricordo chiaramente che i protagonisti erano persone umili, persone povere, persone di cui nessuno si curava, e poi ad un certo momento, come per miracolo, vengono portate verso il cielo, verso il paradiso o dove siano andate, ma comunque verso una vita diversa, migliore, una vita degna, piena di dignità, di quella dignità che non avevano sulla terra. E questa è una cosa, è un'immagine che mi rimane in mente fin da allora. That's how I wish life would be. You ask, what do I have in front of me? I have in front of me prayers that life will be that miracle would reach us, and we will all be good to each other. All kinds. Mi hai chiesto quello che io vorrei per il futuro. Nel mio futuro vedo molte preghiere perché effettivamente nella nostra vita, nella vita del mondo, ci possa essere un miracolo come questo, quindi di dignità per tutti, di ricchezza per tutti e di una vita migliore per tutti, e questo è quello che mi auguro. Chiederti qualcosa subito sui tuoi film come regista, perché anche quelli più spudoratamente bergmaniani, insomma scritti poi da Ingmar Bergman, hanno in realtà uno stile molto personale tuo e che si riconosce. Sono scritti da Bergman, ma si vede che non sono diretti da Bergman, e quindi volevo chiederti che tipo di regista sei, che tipo di regista vuoi essere, e mi sembra, soprattutto nei film in costume, ci sia un sguardo molto, molto pittorico, e ti chiedo se è vera questa cosa. I want people to connect. Specifically today, first of all, what we already maybe talked about, it's so much sadness and terror and so in this world. But I want people to connect, because today people have a robot here, which they have a lot of communication with, and it's very difficult to connect with other people. And Forster, E.M. Forster, American writer, he said that the most important thing for people is to connect. And I believe that this thing here, since we are talking about Ingmar Bergman, he said, what I fear the most is the coldness in people and the indifference in people, and they forget to be human. And this one, if it's there all the time, maybe we forget to be human because we are kind of connecting with a robot. Io credo che la cosa più importante sia la
comunicazione e creare dei legami, delle connessioni fra le persone. Purtroppo nella società di oggi siamo sempre più connessi, ma in realtà siamo sempre meno connessi fra di noi, ci sono sempre meno collegamenti fra di noi, perché se noi passiamo tutto il tempo a guardare lo smartphone non guardiamo più in faccia chi abbiamo di fianco. Lo scrittore Ian Forster diceva che la cosa più importante, lo diceva anche lui, la cosa più importante è il collegamento, i legami che si creano tra le persone. E visto che parliamo di Bergman, lui Bergman diceva sempre che la cosa che temeva di più era la freddezza e l'indifferenza fra le persone, e purtroppo temo che se noi passiamo tutto il tempo a guardare i nostri smartphone effettivamente ci dimentichiamo di guardare chi abbiamo davanti e rischiamo di essere indifferenti verso gli altri. Vorrei sapere cosa ha pensato quando le hanno detto che una città che si chiama quasi come Bergman voleva celebrare la sua carriera. Cos'è stato il primo pensiero? Which has a name similar to Bergman. When they told you that they were going to celebrate you, what came to your mind? That this name is similar to Bergman's. I think I'm a little dumb, because this is the first time I've heard about it. Ho pensato che forse non sono molto sveglia, perché è la prima volta che effettivamente faccio questo collegamento. But what I took delight in getting to know when I came here to Bergamo is that one of my favorite movies were made here, which I didn't know, and that is the wooden... Una delle cose che io ho imparato quando sono arrivata qui e che non sapevo è che uno dei miei film preferiti è stato girato da queste parti, cioè L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. What you did towards this magnificent actress and that Harriet Anderson in that film, and I want to ask, how could you avoid going to her when she was asking you to come as her sister? How could you make that tension? And it's a kind of personal feeling that I have about your role in that film. That's all. Allora, la domanda riguarda il film Sussurri e grida, e è una domanda proprio su una scena, cioè sul suo ruolo in quel film, in cui lei recita insieme a Harriet Anderson, e le ha chiesto come ha fatto a creare la tensione nel momento in cui Harriet Anderson le chiede di andare verso di lei, come ha fatto a creare la tensione di quella scena. It's a personal question. I think I have to talk about women and friendship. Ingmar Bergman did not like that when we had worked in the day that we would all meet and have parties, because he wanted to sit in his room and think. But we wanted to meet and have parties with each other, Ingrid Thulin, Harriet Anderson, and I. So Ingmar said, I prefer, and remember, he's a genius, so he thought he could say that, I prefer that you stay each in your room.
Allora, una domanda a cui rispondo in modo molto personale, che arrivo a parlare di noi donne e dell'amicizia. Allora, Bergman lui era una persona piuttosto seria e ci teneva che quando eravamo sul set non facessimo feste e non ci divertissimo, mentre noi, io, Harriet Anderson e Ingrid Tulin, invece eravamo contenti di stare insieme e di passare le serate insieme, mentre lui, che ricordiamo era un genio sicuramente, si sentiva in diritto di poterci dire no, io voglio che restiate ognuno nelle vostre stanze. And the night would be long and Ingrid Tulin and Harriet Anderson and I, we were lying on the floor drinking red wine, talking about men, talking about loss, talking about loneliness, talking about being a woman. E quindi passavamo queste serate, queste nottate anche lunghissime, io, Harriet Anderson e Ingrid Tulin, distese sul pavimento a bere vino rosso e a parlare di uomini, di solitudine, delle nostre vite, della nostra amicizia e di noi come donne. And I remember one morning, because we were lying on the floor till 4 or 5 in the morning, I remember one morning when Harriet Anderson was still so tired from drinking wine and talking about women, and I was the same, and Ingrid was the same, that Harriet had to lie on the floor while she was made up. E addirittura una mattina, siccome andavamo avanti a chiacchierare appunto e a bere vino rosso e a chiacchierare di noi come donne fino alle 4 del mattino, una mattina eravamo tutte e tre stese sul pavimento, tutte e tre stanche, e Harriet Anderson una mattina si è fatta fare il trucco distesa per terra, non riusciva ad alzarsi. But Ingmar of course knew nothing, he just when we came to the studio we were three incredible wonderful professionals, and that is when the miracle happens. E quando però arrivavamo, ovviamente Bergman non sapeva nulla di tutto questo, perché quando arrivavamo sul set eravamo tre perfette professioniste assolutamente integerrime, ed è qui che il miracolo effettivamente ha luogo. This genius actress Harriet Anderson, she was dying, and there is a long scene where she's lying in the bed, and my character and Ingrid Tulin's character were into themselves, egoistical and whatever, and more or less left her, while Harriet Anderson made the most incredible genius scene ever made on a movie, in the bed, knowing she was leaving life. And her maid, Karin Sylvain, came in and held around her like Jomfru Maria. It is one of the most incredible scenes I have ever seen. And that is what friendship between women can do, because the night brought us together, the trust brought us together, and Harriet Anderson was flying on that. If we hadn't been so close, somehow, even with the best direction in the world, she would not have the safety of herself to do this, to me, maybe the best scene ever made in a movie. Questa scena, c'è questa scena di sussurri e grida di cui stiamo parlando, in cui Harriet Anderson, che è un'attrice assolutamente geniale, è sul letto che sta morendo, c'è questa lunga scena in cui lei è nel letto e ci siamo io e Ingrid Tulin che facciamo la parte di due persone assolutamente egoiste che l'hanno lasciata da sola, e lei fa questa
scena di recitazione veramente pazzesca ed entra la sua domestica Maria e arriva e la abbraccia, la prende nelle sue braccia e è una scena assolutamente toccante in una maniera pazzesca veramente, ed è una scena, una delle migliori scene sicuramente che lei abbia recitato e sicuramente questo è dovuto anche al fatto dell'amicizia che c'era fra di noi, perché se non avessimo avuto un'amicizia così grande fra di noi, lei e noi attorno a lei non avremmo recitato quella scena nello stesso modo. And that reminds me of the miracle which has to do with art that I sometimes like to say. Art is this when human dignity goes over to be some kind of holiness. If you think of a ballet dancer dancing beautifully and it's art and you're brought into another world, but suddenly the ballet dancer jumps up in the air and stays in the air 3 seconds longer than it is possible. That is what art is, the magic, the things that brings us closer not only to dignity, humanism, but also to see what the truth really is about us, human beings. Io vorrei aggiungere una cosa sul miracolo che è l'arte, in un certo senso, che è quella cosa, l'arte, che sicuramente ci avvicina in qualche modo alla dignità, ma pensate per esempio ad un ballerino che durante un balletto a un certo punto fa un salto nell'aria e rimane in aria quei 3 secondi più di quanto sia fisicamente possibile, quindi creando quasi una specie di miracolo, e questo è la magia veramente dell'arte, che appunto si avvicina al miracolo talvolta. Volevo sapere tra i registi attuali italiani quello che ti piace è proprio Yes, but I am very bad at saying names, but I can say, and you will have to say the names, that the 2 times I was in the jury of Cannes, once as the headmaster and once only one of the jury members, both times I gave the prize to 2 contemporary, they are still alive, Italian directors. Allora, dovete scusarmi, non sono molto brava a ricordarmi i nomi, però vi posso dire che le 2 volte che io sono stata in giuria a Cannes, una volta in giuria e una volta presidente della giuria, i 2 vincitori sono stati 2 film di registi italiani. Il primo era L'albero di Zoccoli di Ermanno Olmi, l'altro non me lo ricordo. Moretti, La stanza del figlio. Grazie. Quindi si tratta comunque di registi italiani contemporanei, perché sono ancora vivi, quindi posso dire sicuramente quelli. Allora, ce n'è una. Ha ricordato il grande rigore tecnico di Bergson. C'erano dei momenti in cui Bergman condivideva con voi qualche scelta? Yes, he shared them by writing the script, and he always knew while he wrote the script what actor he wanted to use. But I think, like a writer, while you are writing your book, you do not disclose to everybody the feelings and the secret of the books, because then you somehow have given it away. And when he directed, he would never go directly into what he had written, because he hoped we understood that. But he would talk about the experiences, things that maybe would put us in a mood for the scene where we were doing.
but no, we didn't sit like this, leave no, listen. And the only time, and he joked about that, it was when our dog, who he did not like in the beginning, but the dog knew that he was the master, and when the Ingmar passed the dog would kind of look at Ingmar like this, and in the end, the dog was in his workroom, lying on his table. The dog's name was Pet, and Ingmar said himself, Pet has given me a lot of impressions for my movie. Allora, Bergman condivideva, il suo modo di condividere le scene e i film con gli attori era la sua sceneggiatura, perché quando lui scriveva una sceneggiatura per un film aveva già in mente gli attori che sarebbero stati adatti per quel film, scriveva per gli attori e non ne parlava, però non spiegava più di tanto quello che aveva scritto, perché è come uno scrittore che se si mette a parlare di quello che ha scritto è un po' come se svelasse i suoi segreti, quindi non ci diceva niente in più di quello che c'era nel testo, anche perché sperava che fossimo noi attori a capire effettivamente che cosa dovevamo eventualmente aggiungere, come dovevamo interpretarlo. Al limite ci parlava di esperienze che potessero magari metterci nello stato d'animo giusto per interpretare una determinata scena. Quindi non faceva sicuramente dei momenti in cui ci sedevamo a tavolino a parlare delle scene e discutere insieme. Forse l'unica volta in cui l'ha fatto è stato con il nostro cane che si chiamava Pet, che non, lui all'inizio non amava, però insomma il cane sapeva benissimo che era lui il padrone, e un giorno Bergman tornò nel suo ufficio e il cane era bello disteso sulla sua scrivania, e alla fine e Bergman commentò che aveva avuto una bella discussione lavorativa con il cane. Sentita più realizzata, no, se lei ama di più recitare o dirigere? I don't know. Non lo so. I think when it works fantastic, it's incredible to act, I really think. And then in the theater, when it works incredible and there is silence there in the public and there is like a bridge between the acting on stage, that is incredible. Probably the golden moments are when I feel right now I did it. I think. Diciamo che forse non lo so dire esattamente, sicuramente il momento in cui io mi trovo a recitare, mi sono trovata a recitare soprattutto in teatro, è un momento davvero magico, quando ti ritrovi sul palcoscenico è buio e tu crei un ponte, tu come attore crei un ponte fra te e il pubblico che hai davanti, quello è veramente un momento magico. E quindi forse senza definire quello che mi piace di più, posso dire che i momenti più belli sono i momenti in cui proprio mi sono detta ok, questo è proprio il momento giusto, è il momento più bello per me. But what I like about the direction, that is if I have written the script myself and then it kind of becomes part of other people, the cinematographer, the actors and so, and suddenly a scene is something that I didn't even envision while I wrote it. Maybe that is better. Forse è anche meglio nel ruolo di regista, nel momento in cui, soprattutto se magari hai scritto tu anche la sceneggiatura, ti ritrovi nel momento in cui quella sceneggiatura è diventata parte anche di qualcun altro, perché è parte del direttore della fotografia, è parte degli attori, dello scenografo, e quella scena diventa qualcosa che in realtà tu non ti eri neanche immaginato che potesse diventare così, forse quello è quasi ancora meglio. Prima lui, poi andiamo là, poi torniamo da lei. Sorry, maybe it's a very stupid question, but I try, so forgive me. With all your life, all your career, now, do you consider an artist?
Comunque la domanda era con la sua lunga carriera adesso si considera un artista? Lei ha detto certo che sì. Ti faccio io però la stessa domanda, perché perché mi chiedi questo? E la persona ha risposto perché così, perché magari vorrei diventare anch'io un artista e magari proverò a seguire la sua strada. E lei ha detto magari sei già un artista. Vado in ordine di prenotazione, c'era il primo ragazzo qui, poi no, l'ha alzata prima lui davvero, poi vengo da lei, me la assicuro. Prego. Josephson and I. This is a strange story. Maybe I shouldn't tell it, but I will tell it then. And we took the train to the place where she lived, and there she was on the station in her bathing coat and so, because she felt so at home. I don't have to dress, I will have this on. And we went to her house, which was beautiful, and there was a swimming pool there. And she said, you can all swim, put on your bathing things. And no, I can't tell this. But she went in, put on her bathing suit, and then and we put on our bathing suit. And I know that Alan and me, we went to, there were some bushes and things there where we peed also. And then she came out and we swam. And then she said, and now we shall have wonderful berries, and they are there. And that was exactly what we did. I don't know why I told you. You don't want me to translate? No! I can only say that she was such a good and very special woman, you know, and always had integrity and had the braveness to leave her country and live in Italy. And she had a vineyard. And that day, it was a wonderful day. She made wonderful food. And I think I must be tired, so the middle of the story, forget it. Ma la domanda non si è capita. La domanda. Okay. But I will have to translate everything for the people for justice. No, you can't. Because only the English speaking people will have learned that, but not the Italian ones. That's bad. That's not fair. You don't mind. La domanda era un ricordo di Ingrid Tullin. Un ricordo di Ingrid Tullin come sua amica, perché diceva che era una delle sue attrici preferite. Allora, ha detto che dice Ingrid Tullin ha vissuto a lungo in Italia e siamo venuti una volta a trovarla, io e Erland Josephson, e abbiamo preso il treno e lei ci aspettava alla stazione, era estate, ci aspettava in prendisole, assolutamente, era totalmente a suo agio, quindi molto
molto semplice, ci ha portato a casa sua, che era una bellissima casa dove aveva anche la piscina. Allora ve lo racconto per giustizia nei confronti di chi parla inglese, che ha già sentito la storia, anche se lei vorrebbe che non traducessi. Dice, ci ha detto che potevamo fare il bagno, quindi di andare a metterci il costume, e io e Erland siamo andati dietro un cespuglio dove ci siamo messi il costume e intanto abbiamo anche fatto pipì. Abbiamo fatto il bagno, tutti belli nei nostri costumi, poi siamo usciti dalla piscina e lei ha detto, adesso andiamo a mangiare dei mirtilli, li faccio assaggiare, ed era esattamente il cespuglio dove ci eravamo cambiati. A parte questo, era comunque Ingrid Tullin era veramente una persona speciale, assolutamente di una grandissima integrità e anche molto coraggiosa, perché ha avuto il coraggio di lasciare il suo paese e di venire a vivere in Italia, cosa che non era a quel tempo non era comunissimo. It was a wonderful film, and it was my one and only time with Ingrid Bergman, and Ingrid Bergman was fantastic and full of integrity. I'll continue. Allora, Sinfonia d'autunno è stata l'unica, un film fantastico, l'unica volta in cui ho recitato con Ingrid Bergman, un'attrice di un'integrità incredibile e fantastica. But Ingrid Bergman and Ingmar did not go together, because already at the reading of the play, Ingrid would say to Ingmar, but why have you written this? You know, this is not how I would say it, and she was doing that the whole reading, and when the reading was over, we thought, oh, maybe the movie is over. Ma il problema è, c'è stato qualche problema, perché Ingrid Bergman e Ingmar Bergman non andavano per niente d'accordo, perché Ingrid Bergman al momento della lettura del copione cominciò subito a dirgli, ma in questa scena io però perché devo dire così, perché io invece direi diverso, e questa era una cosa che non era molto nell'abitudine di Bergman effettivamente. So Ingmar has written about this, but what I saw, and which is the story I will tell you, I saw a woman of such integrity, an actress of such talent, because it was this big scene where the daughter, which was me, and I'm 40 years old, and my mother is a very famous pianist, and has been traveling around the world like a lot of men did at the time when they had business to do, and there is one long night in their life where the daughter of 40 years old is telling the mother, how could you do this, and she is so full of hate, and you have ruined my life, and I'm 40 years old and I will never be happy again in my life. And then they did everything on me first. It was 3 pages. And then they turned the camera on Ingrid Bergman. And she was to say something like, please hold around me. Please love me. And then when Ingmar was going to say camera, Ingrid Bergman said, I'm not going to say that. I want to smack her in the face and leave the room. And they screamed to each other, and they went out in the corridor, and they screamed and they screamed. And then they came in again, and the genius, the director came first, and the actress came second. Camera was on her, and she said what was written, please hold around me, please love me.
But if you had seen her eyes, it was the eyes of a woman who all her life have said, I'm sorry, I'm guilty, I'm so and so. She was magnificent and she was nominated for an Oscar. Allora, io comunque in lei ho visto un'attrice di un talento e di una integrità incredibili. C'è questa scena enorme con la figlia ha 40 anni e si ritrova a parlare con la madre, che è una famosa pianista che ha viaggiato, è stata sempre in giro per il mondo, come al tempo facevano soprattutto moltissimi uomini. E la figlia, hanno questa lunga serata insieme in cui la figlia finalmente le dice tutto quello che ha sempre voluto dire. Mi hai rovinato la vita, come hai potuto fare questo, non potrò mai più essere felice perché hai fatto questo. E le riprese, prima c'è la ripresa su di me, erano tre pagine di copione, e poi doveva essere girata la macchina da presa ed esserci la risposta di Ingrid Bergman, che doveva essere: per favore abbracciami, per favore amami, per favore dammi il tuo affetto. E invece nel momento in cui Ingmar disse motore, Ingrid Bergman disse no, io non lo dico assolutamente, perché io ho voglia di prenderla a schiaffi, non dirò assolutamente queste cose. E quindi uscirono dal set, andarono nel corridoio, litigarono per 10 minuti e dopodiché tornarono dentro, e lì si vedeva il genio del regista e il genio dell'attrice, perché lui si mise dietro la macchina da presa, lei si mise nel posto dove doveva stare, e lui disse motore e lei disse esattamente le parole che doveva dire, e i suoi occhi dicevano effettivamente quello che era segnato nel copione, perché quella era la grande attrice che lei era. Il tempo è quasi terminato, c'è tempo per un'ultimissima domanda. Eccola. Sì. Con il maestro avete affrontato anche il teatro dei grandi autori come Chekhov, Strindberg, Ibsen e sola cosa che abbiamo fatto a teatro insieme con Ingmar Bergman, 6 personaggi in cerca d'autore, e in realtà fu una cosa incredibile, ne parlano ancora, chi è ancora vivo ancora se lo ricorda. E lui, Bergman, conosceva Pirandello benissimo e chiamò tutti gli attori sul palco e li fece entrare, tutti gli attori, tutti quelli che avevano una parte grande come quelli che avevano una parte piccola, facendoli tutti entrare nel mondo di Pirandello nel modo migliore possibile. And I played the daughter, and I said to Ingmar, you know, I am not good at laughing, so, you know, I hope I'm not going to laugh. And Ingmar looked at me and he said, well, actually, you are going to laugh most of the time.
Io interpretavo la figlia e io non ero molto brava a ridere sulla scena, e disse a Ingmar: beh, spero di non dovere ridere perché è una cosa che non mi riesce tanto bene. Lui disse: beh, in realtà dovrei ridere la maggior parte del tempo. And so I lived in the world of Pirandello during rehearsal and I laughed in my wardrobe, I laughed in the car, I laughed on the street, I laughed when I came down home to my baby daughter. That's why she's written a biography about me now. I thought I was mad. And I laughed and I laughed. But on premiere, we were all fantastic. And I, for the first time in my life, I knew why I was supposed to laugh on the stage and how that could happen. It's almost one of the best theater moments I've had. And we were spun in this director, who is maybe better as a theater director almost than a film director, and the incredible world of Pirandello. To have the two together, fantastic. E io a quel punto entrai nel mondo di Pirandello completamente, per cui ridevo da tutte le parti, ridevo quando ero in camerino, ridevo quando giravo per la strada, quando ero in macchina, ridevo quando arrivavo a casa da mia figlia, e forse per quello che nel libro che ha scritto su di me ha scritto che pensava che fossi un po' matta, però ero entrata completamente dentro quel mondo e in quel modo ho capito effettivamente perché dovevo e che potevo ridere effettivamente sulla scena. E quando siamo arrivati alla prima effettivamente dell'opera è stata di sei personaggi, è stato veramente un successo fantastico, è stata veramente bellissima, anche perché eravamo guidati da un regista che noi lo conosciamo tanto 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 per il cinema, ma forse era quasi meglio come regista teatrale che come regista cinematografico, quindi avere insieme Bergman e Pirandello è stata veramente una cosa fantastica. Davvero più tempo, io voglio davvero ringraziare il Pullman per il tempo che ci ha dedicato e vi ricordo che stasera sarà in auditorium per la proiezione di seconda serata alle 22.30, dove c'è un film che non ha a sua volta bisogno di presentazioni, che è Persona di Ingmar Bergman, e quindi la ringrazio molto e per favore non aggreditela troppo adesso, grazie.